Ciao a tutti e a tutti! Bentornati in un nuovo video, finalmente nella stanza, perché come sapete gli scorsi video sono stati girati un po' in giro e invece finalmente la stanza è finita e vi faccio vedere un piccolo scorcio. In più oggi sto girando il vlog, quindi vedrete qualcosina in più anche lì, però sappiate che molto molto presto arriverà il room tour. Sono felicissima perché voglio farlo da quando ho aperto il canale, quindi tantissimi anni, però non ho mai avuto occasione perché la stanza di prima era un po' caotica, quindi appena finirò di far questa, mettere le ultime cosettine, ve lo giro immediatamente. Oggi invece sono qui per farvi un mega try on haul. Quando dico mega intendo mega perché ho messo da parte un sacco di pacchetti che mi sono arrivati in queste due settimane e devo farvi vedere tutto quanto. Prima però vi ricordo di seguirmi sul mio account 21buttons, vi metterò adesso l'iconcina così potete capire bene il nickname, perché molto presto tutti questi capi li metterò lì taggati, perché come sapete su 21buttons si possono mettere appunto questi bottoncini dove taggare il capo e voi potete andarlo direttamente a comprare da lì. Quindi se poi vi piace qualcosa senza che diventiamo matti a ritrovarli, io ve li taggo lì ed è fatta. Vi metto come sempre i link per scaricare l'applicazione se non l'avete e per seguirmi direttamente qui nell'info box. Sapete che adoro questa applicazione, quindi vorrei che voi la provaste perché vi troverete sicuramente benissimo se siete amanti del fashion, della moda come me. Mi raccomando, andatemi a seguire e iniziamo subito con tutte le cose. Partiamo dal primo pacchetto che mi viene così sott'occhio, che è Zara. Ho comprato un po' di cose scaglionate, quindi non tutte in una volta. Prima cosa è questa t-shirt, che adesso sta venendo il tempo autunnale vero e proprio, tipo oggi ha fatto un acquazzone tremendo, però comunque io queste magliettine a maniche corte le metto su anche con dei cardigan, cappotti. Ho trovato questa, mi sono totalmente innamorata, è una t-shirt bianca con qua sulla parte del seno due hamburger ed è tipo favola questa maglietta, poi è tutta bianca, abbastanza oversize, pagata 15,95. Poi vedrete indossato tutto quanto e questa qui mi piaceva troppo, è molto molto particolare e poi dopo dovrò mettere a posto tutto quanto nel mio nuovo armadio, che tra l'altro state vedendo qua dietro. Poi ho comprato questo cappellino sia per il colore sia perché adoro questo tipo di beanie, di cappellini. Questa maglietta non vuole stare così, ditemi se il colore non è una cosa spettacolare, è il mio colore preferito di sempre e qui sopra a questa etichetta con scritto maybe later ce n'erano di tantissimi tipi, tantissimi colori, e questo qui l'ho pagato 8 euro quasi. Poi ho comprato questi orecchini che ad esempio vi ho già taggato su 21buttons perché appunto l'ho presi da due settimane, forse anche di più, e sono questi orecchini di perle fatti così, ma fanno una figura che non potete immaginare. Con i capelli legati come ce l'ho adesso, secondo me sono bellissimi. L'unica cosa è che pesano un pochino, però fanno la loro figura. E questi qui li ho pagati 10 euro, li trovate già taggati se vi interessano. Poi l'altro giorno sono andata al centro commerciale a fare un giro con mia nonna e lei mi ha voluto comprare questa camicetta di questo verde bottiglia, sempre da Zara, che ha questa parte così, questo colletto, molto scuola privata, ma è bellissima questa camicia. Indossata si vede meglio il dettaglio delle maniche, il fatto che sotto è un po' svasata e mi piace davvero tanto. Anche questa io lo metto tranquillamente anche con le calze, una gonna magari di quelle a fascia. Poi vi faccio vedere l'unica cosa che ho preso da Mango. Questa qui l'ho pagata in sconto sull'applicazione, 10 euro, la stavo puntando da un po', ed è di questo color senape con la scritta Secrets ed ha questi volan su entrambi le maniche, è fantastica. L'unica pecca, se così dire, è che lascia un po' di quei pelettini, se magari lo mettete a contatto con una maglietta nera è tipo la fine, però dai, ne vale tutti. Da H&M ho comprato questi pantaloni sempre color senape, cioè sono andata tipo in fissa. Forse il maglione di prima era più un ocra, era un po' più sull'arancione, questo è proprio un senape, sono bellissimi e sono dei super stretch skinny jeans, sono quelli proprio classici, infatti li ho pagati 19,99, perché a volte vedo i video haul di altre ragazze ma non dicono i prezzi, questa cosa mi fa innervosire, quindi io cerco sempre di dirveli, e appunto sono così classici, non vedo l'ora di mettermeli, perché poi prima non ho potuto sistemare le cose nell'armadio perché non avevo un armadio, quindi non l'ho potuto neanche mettere. E poi ho comprato questo cappellino che invece è arancione, stava scontato tipo a 2,99 euro una cavolata, ed è morbidissimo, quindi l'ho dovuto prendere. Poi
poi da Terranova, sempre mia nonna, mi ha comprato un pigiama, perché dovete sapere che i miei pigiami sono sempre o di due pezzi differenti, perché non trovo mai la combo, oppure sono tipo tutti rovinati, perché non è che io compri pigiami proprio tutti i giorni. E quindi me ne ha comprato uno nuovo. Allora, il pezzo sotto è tipo di questo viola con tutti questi cuoricini, e la cosa bellissima è che ha qui i laccetti tipo di raso rosa, è bellissimo. Il pezzo sotto viene 15,99, mentre il pezzo sopra, così grigio, sempre con tutti i cuoricini, con scritta I love you, e forse c'è anche un gatto, sì, eccolo qua. E il pezzo sopra viene 12,99, quindi un pigiama per meno di 30 euro, e poi è di cotone, insomma, è buono. Poi da Bershka, eccoci qua, ho comprato questo maglione, perché adesso è la stagione dei maglioni e io vado follemente pazza per quelli, tipo più voluminosi sono meglio è, e questo qui mi piace da morire perché ha tutto questo colletto così tipo mezzo strappato, e poi è fatto tutto a costine ed è a crop top, sempre tutto rotto qui sotto, insomma è troppo bello. L'unica cosa è che ho preso la M perché quel giorno in negozio non c'era la S, altrimenti anche la S mi sarebbe stata forse anche meglio, perché è comunque molto oversize. Sono tornata poi qualche giorno dopo e c'era la S, però non avevo indietro la busta, lo scontrino per cambiarlo, quindi vabbè, alla fine mi sono tenuta questa, che non è che sia malvagio, anzi, e anche questo non vedo l'ora di metterlo, è così bianco, candido. E poi passiamo agli acquisti che ho fatto online. Qui dietro vedete già la bustina di Asos, quindi direi di iniziare da quella. In realtà su Asos ho comprato un bel po' di cose, perché se seguite i vlog ve l'ho anche spiegato che ho acquistato la spedizione premium, che sarebbe quella che ti arriva il giorno dopo, quindi come potevo non approfittarne, e mi è stato molto utile per una cosa, perché adesso questa settimana ho un party di Halloween a Milano con NYX, insomma poi vedrete tutto quanto perché vloggerò, quindi rimanete sintonizzati, e non avevo nulla, cioè vi giuro nulla da cui travestirmi. Sapete quanto amo vampiri, cose, ho trovato un trucco fantastico, quindi sicuramente farò quello. E sul sito ho trovato un sacco di cosettine che potevano arricchire il mio outfit vampiresco, anche se il vestito sicuramente lo riutilizzerò perché è fantastico. Allora, prima vi faccio vedere gli accessori, li ho messi tutti qua dentro. Ho comprato un paio di collant che, ragazzi, sono la fine del mondo, sono tutte nere, super coprenti, e la particolarità sta nel fatto che davanti hanno tutti questi strappi, cioè guardate che meraviglia, se non sono gotiche queste. Cioè, e le ho pagate tipo 10 euro, una robetta del genere. Poi ho comprato questi guantini di pizzo che sono una roba spettacolare, li ho pagati se non sbaglio sui 13 euro, e se non fanno vampiro questo non so cosa li faccia, cioè guardate qua, sono meravigliosi e sono tagliati, anche perché insomma il vampiro che voglio fare io sarà un vampiro un po' glamour, quindi ci stanno. Ultime due cose che non so se le utilizzerò, uno è un choker che avevo preso perché secondo me è troppo figo, cioè questo fa molto, vedete, duchessa vampiro, però con il vestito che ho preso al collo alto e quindi non avrebbe senso, però questo vabbè, fortunatamente l'ho pagato tipo 3 euro. E poi ho preso questo che è la cosa più vampiresca di tutte, che è un fermaglio per i capelli, cioè proprio fatto, vedete, a mollettina, e insomma ci stava, adesso poi vedrò come metterlo. E poi passiamo al pezzo forte, cioè il vestito, non so come riuscirò a farvelo vedere, sicuramente meglio indossato perché poi così non si capisce niente, visto che è tutto nero, di cotone, vedete, ha il collo alto, questa il collo, è tipo fatto a grembiule, quindi non è proprio super aderente, ha la gonna tutta lunga e le maniche, la cosa bellissima è che sono svasate, e insomma mi piaceva un sacco, ci stava. Avevo visto tantissime cose per quanto riguarda appunto un vestito tema vampiro, però purtroppo non c'erano della mia taglia, e quindi ho trovato questo che mi piaceva ugualmente lo stesso, anzi posso anche riutilizzarlo, quindi meglio ancora. Sempre da Asos, però con un'altra spedizione, ho comprato questo cappellino qui, che è praticamente un berretto Baker Boy, si dovrebbe chiamare, è tipo fatto di lanetta, qui davanti a questa visiera così, e ha la particolarità di avere questi bottoncini qua e tutta la cordicella davanti. Questo qui l'ho pagato sui 21 euro, mi piace un sacco perché li vedo negli outfit delle fashion blogger così che seguo, e quindi mi sono innamorata. Anche questo ve l'ho taggato, l'unica cosa è che io ho la testa a quanto pare troppo piccola, perché risulta tipo enorme su di me e non l'ho neanche messo dritto. Vabbè,
comunque avete capito. Anche di questo vi ho messo una foto, sempre su 21 Buttons. Mi piace un sacco, ma non so se tenerlo oppure darlo via. Adesso dovrò un attimo vedere. Poi da Zara Online ho comprato questa pochette. Queste cose ve le ho già fatte vedere nello scorso vlog, però ve le faccio rivedere se magari ve le siete perse. Questa pochette è bellissima, ha tutte queste perline, borchiette, la catenina fatta così, e poi è molto capiente perché l'ho utilizzata e le ho pagata tipo sui 30 euro. E poi ho comprato queste scarpe qui. Nel vlog vi spiego tutto perché non ho mantenuto la promessa, eccetera eccetera, e sono fatte in questo modo, le ho utilizzate tantissimo, infatti si può notare. Ci sono andata un battesimo appunto una settimana fa, tipo in mezzo alla natura, quindi devo un po' ripulirle, però sono fatte in questo modo. So che non piaceranno a tutti, abbiamo già toccato questo discorso, ma vabbè, a me fanno impazzire. Poi altro paio di scarpe le ho prese su People Shop, pagate 30 euro, e sono fatte in questo modo. Sono super platform, bianche e nere. Non sono le scarpe più comode sulla faccia della terra, però sicuramente sono molto 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 stilose. Poi sto cercando di andare più veloce possibile così non vi annoio. Naturalmente mi sono scordata una cosa da Bershka, che mi ha sempre comprato mia nonna quel fatidico giorno, che è questa pellicetta troppo bella, è tipo lilla, non so, un rosa grigio strano, è bellissima, ed è di quelle fatte in questo modo tipo a gilet, quindi non è proprio cappotto, e tra l'altro costava pochissimo, secondo me per questo tipo di pellicette, io l'ho visto anche a molto di più, e questa è fatta benissimo, neanche si staccano i peli, che è una cosa molto rara, e non vedo l'ora di metterla. Ed Asos mi sono scordata di farvi vedere le due cose che appunto non vi ho fatto vedere invece nel vlog scorso. Sono due cappotti che sicuramente apprezzerete meglio indossati, anche questi li ho presi entrambi in sconto, perché ogni tanto su Asos fanno questi sconti. Mi serviva un cappotto nello specifico, che è quello che ho preso e che finalmente ho trovato, e questo invece l'ho trovato e me ne sono innamorata. È fatto in questo modo, ha le maniche tipo di similpelle sempre, e poi qui è fatta tipo di lanetta, ha tutta la pelliccia sul collo. Questo è favola, cioè raga è favola, ed è abbastanza lunghetto, cioè arriva a coprire le chiappettine insomma. E poi qui sulle maniche ha tipo questo pelo, è bellissimo, è del marchio Urban Bliss, mai sentito, però l'ho pagato tipo 65, che per un cappotto fatto così bene vi posso assicurare che non è tanto. Veniva 120, quindi stava al 50. L'altro che ho comprato è quello famoso sartoriale che desideravo, finalmente l'ho trovato, questo qui è di New Look e l'ho pagato mi sembra sui 45 euro, quindi anche questo non tantissimo. È appunto nero, così classico, scende molto molto bene, questo è molto più lungo dell'altro. Mi sono innamorata di questo tipo di giacchetti, finalmente trovato. Poi le novità make up e beauty ve le faccio vedere alla fine, prima finiamo perché ho fatto un ordine online sul sito di H&M, non trovavo il logo, anche questo tutte cose scontate, tipo quest'ordine in totale mi è venuto 23 euro, cioè niente. Ho preso una maglietta che vi ho già taggato su 21 Buttons, quindi se vi va, se siete curiosi andatela a vedere, che è tipo crop top a righe bianche e rosse, adesso sta a lavare perché l'ho indossata. Poi ho comprato questa felpa nera sempre con i volant, molto simile a quella di prima di Mango, però è tutto nero. In negozio trovavo sempre solo la versione blu, invece io la volevo nera e quindi l'ho presa sul sito. Stava scontata in realtà perché dovrebbe costare sui 20 e io l'ho pagata 12. E poi ho comprato questa pochettina, anche questa scontata, stava tipo a 6 euro, ed è troppo carina. Anche questa è metà di velluto e metà di similpelle, è piccolina, carina da portare sia così a mano sia, vedete, si può aprire con il bottoncino e ha la catenella all'interno, quindi può essere una mini pochette, ci sta sempre. Novità make up che mi sono arrivate, tra l'altro scusate questi cambiamenti di luce, ho dovuto anche accendere la mia che è gialla, infatti ho tipo un riflesso giallo qua, però sta piovendo come non mai. Allora, mi è arrivata la nuova palettina di Nabla, anche questa ve l'ho già fatta vedere, è la Dreamy Eyeshadow Palette, l'ho già utilizzata, mi ci trovo davvero benissimo, guardate quanto è bella. Adesso ve l'apro molto lentamente perché c'è ancora la plastica. Questi sono i colori e voglio farvi un get ready riproducendo un trucco che ho messo su Instagram, se vi va andatelo a vedere, che è quello poi che ho indossato al battesimo perché vi è piaciuto tantissimo. Poi abbiamo pacchettino Mulac con i nuovi brow pomade, mi hanno inviato tutte e 6 le colorazioni, se siete interessati poi andatele a vedere sul sito, comunque sono bellissime, io le ho già utilizzate, vi ho fatte vedere anche queste su Instagram. Questi sono i 6 prodotti.
tutti. Più mi hanno inviato il nuovo pennello, sempre per sopracciglia, che ho già utilizzato, mi ci trovo molto bene. E poi abbiamo pacchettino ultimo da Lush. Mi hanno inviato un po' di cosette nuove da provare. Allora, abbiamo una Jelly Bomb che si chiama Secret Arts. Io purtroppo ho un problema, cioè ho la vasca ma non si attappa la vasca e quindi non riesco mai a usarle queste qui, però mi piacerebbe un sacco. Poi c'è questa Jelly Face Mask, che è una maschera gelatinosa e si chiama FOMO. Ve la apro perché è troppo strana, cioè davvero sembra tipo slime, vedete? E poi c'è un impacco per capelli, un trattamento all'olio caldo, che sono nuovi questi prodotti qui, e si chiama Marilyn, quindi se vi può interessare andateli a vedere in negozio. Questo qua è tipo un bastoncino che si gira nell'acqua calda e vi fa questa cremina. E basta, io penso di avervi fatto vedere tutto, è davvero un sacco di roba. Sicuramente mi sarò scordata qualcosa perché è inevitabile, però la maggior parte sono sicura che ve l'ho fatta vedere perché le ho messe lì da parte. Quindi spero tutte le cose che vi ho fatto vedere vi siano piaciute. Ricordatevi di seguirmi su 21 Buttons, trovate tutto qui, anche Instagram, insomma vari social. Vi mando un mega bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!